Noi oggi siamo qua, Cicelis in conferenza. Infatti sono stare dal notaio, non fare le conferenze stampa, credo, no? Quindi questo penso è la volontà di Cicelli, se voleva veramente fare quello che voleva fare. Poi io le accuse di Cicelli non mi interessano. Stasera magari la faccio vedere all'avvocato e vediamo poi come Però muoverci. poiché c'è grande confusione e grande tensione presente, ci risponda, altrimenti il caos rischia di Ma non l'ho degenerare. visto, quindi poi non lo so, magari Glielo devo. diciamo noi. Le ha dato un ultimatum, o ha detto Izzo, o paghi gli stipendi 150.000 euro, o li pago io, faccio l'aumento di capitale Entro domani alle e entro 12, domani l'aumento di alle capitale, oh, va bene, d'accordo, noi però lo aspettavamo qua, non lo so, voi l'avete trovato il notaio? Allora, la PEC è stata inviata e ce l'ha l'avvocato Repucci, notaio di Lorenzo, poi tra l'altro questo non è un'assemblea dei soci, siamo ancora a questi, insomma, voglio dire, tutte le azioni che servono a tutelare noi, la società e l'investimento, quindi Circelli adesso non fa altro che... Vuole continuare a fare l'amministratore come lo continuassi a fare senza problemi. Adesso però è il caso che le chiacchiere stanno, che se oggi c'è il notaio non ci si può mettere a fare la conferenza, quindi è una chiara strategia sua. Non, però voglio dire, noi stiamo parlando di una persona che non è la prima volta che capita in queste cose, è la prima volta che ci troviamo, cioè già è noto per determinate cose. Adesso dobbiamo parlare con i nostri legali e poi vedremo quello che bisogna fare. Noi non facciamo chiacchiere o proclami e poi non mandiamo. Come va a Fateci parlare. finire però, Non lo Presidente? so, fateci parlare con i legali. Circelli sostiene che nessuno ha la solvibilità bancaria, neanche i suoi soci. Circelli non è la Covisoc, quindi voglio dire. Neanche voi, neanche né Però Decina adesso né. finiamola qua perché poi tanto le voglio dire, le cose escono non da Circelli, la realtà devono uscire da altre fonti.